sono anche le mucche. Ecco, attento, magari ci rincorrono pure queste. Ma va, sta mangiando l'erbetta. Più che altro occhio alla merda di mucca, che magari te la trovi in mezzo alle curve. Che curva? Attenzione! Acceso tutto? Sì. Come avete appena visto dal video che abbiamo fatto con l'iPhone, siamo all'inizio della 125. Adesso risaliamo in moto e facciamo l'ultimo passo della giornata. Andiamo. SS 125 al tramonto. Sfatti, perché oggettivamente siamo un po' stanchini. Sì. È già questa la 125. Sì, però dobbiamo girare tra un pochino. Adesso metto battery very low. Può essere che l'ultimo pezzo ce lo facciamo in silenzio. Ah. Non penso che duri fino a casa, eh. Adesso dice 47 km un'ora e un quarto. 47 km un'ora e un quarto. Mi sembra più credibile. Sì, è un po' più credibile. Adesso dovremmo essere veramente fuori dal paese e questo dovrebbe essere veramente il pezzo di 125 che tutti esaltano ed elogiano. 47 km di curve e controcurve con in cima il passo Genna Silana. Vediamo com'è. Fino adesso ci hanno consigliato bene. Vero. Allora, in teoria da qua in poi la gente dovrebbe essere andata giù a Calagonone. Quindi in teoria da qua in poi non ci dovrebbe essere più traffico. Quanto siamo in golden hour? Cos'è? È il tramonto, quando tutto diventa color oro. Ah. È il momento più bello per fare foto e video. Beh, la strada è molto bella. Ma questa avrà anche il paesaggio oltre alla strada. Peccato che mi si stia scaricando l'interfono e probabilmente a un certo punto non riusciremo più a parlarci. Quando non mi senti più vuol dire che si è spento. Che brutto. Sarò sola abbandonata. Guarda qua, già saliamo, siete su tutta la valle col tramonto, che figo. Sì. Camper. Sì, infatti, occhio al camper. In qua l'hanno allargata recentemente. Sì, cosa buona e giusta. Te l'ho detto che salivamo sulle montagne. Tu dicevi no, non è vero. Ma erano queste? Eh certo. Ma va? Perché non pensavo, sembrava lontanissime. Ecco, macchine. Porca.
Ma non potete fare la statale giù? No, dovete venire qua a rompere le palle a fare questa qua. Poi è le 7 di sera, ma dove dovete andare? Allora andiamo a 50 all'ora. Luna, qua la vedo dura. Io ho superato tutti. Poi dopo l'X3 non c'è più nessuno per un bel po'. Ok, due le ho superate. Una adesso mette la freccia e si autoelimina. Ottimo. Madonna, va lì che strada. Ok, sono. Guarda lì che strada, che va tutta nella montagna, tutta arroccata. Mamma mia, anzi ma... Oh, stai attento che qua non c'è parapetto. Come non c'è il parapetto? Sì che c'è. No, dove ci sono le fasce arancioni, lì non c'era parapetto. Ah. Oh. Non l'avevano ancora messo. Sì, vabbè, a parte che in moto se ci vai contro tanto vai e voli giù uguale, eh. Vabbè, da c'entra. E allora che cazzo serve? Vedi, che paura. Ma paura di che? Tanto se vai contro quello in moto ti cappotti e voli giù, eh. Magari tieni la macchina, ma a te che sei in moto ti sbalza oltre sicuro. Verniciata? Quanto è figa? Sì, bello. Cioè, le altre erano belle da guidare, ma intorno c'erano solo boschi. Questa è bella da guidare e in più è anche bella da vedere. Sì, beh, c'è un panorama molto bello. Cioè, oddio, col fatto che l'hanno allargata c'è ancora giù il cemento così, bella da guidare, forse era più bella fare l'altro verso che c'era tutto il cemento giusto. Sì. Però vabbè, per farla al tramonto era il verso giusto per farla era questo. Se no l'avremmo fatta stamattina con molto più traffico, penso. Guarda che roba. Che bello. Ci sono anche le mucche. Ecco, attento, magari ci rincorrono pure queste. Ma va, sta mangiando l'erbetta. Più che altro occhio alla merda di mucca che magari te la trovi in mezzo alle curve. Senti che freschino. 23 gradi. No rules! Wow. Madonna, orgasmo. Che curva? Attenzione! Wow, che paesaggio! Madonna, che roba! Il passo era lì, però non ho visto il cartello per terra. No, io ho visto il cartello solito dei passi. No, ma c'era una roba tipo dipinta per terra, ma non l'ho vista. O meglio, ci doveva essere perché ho visto delle foto. Però non c'è un cazzo. 6 months later. Ciao fans! Ciao fans! Dove siamo, Luna? Siamo al passo Genna Silana. Ovvero è la strada più bella della Sardegna, fondamentalmente. SS125. E il primo gennaio ci saranno 22-23 gradi, forse anche qualcosa in più. È un po' come la Route 66.
negli Stati Uniti? Sì, più o meno, solo che quella è tutta dritta, questa ha tutte curve. Guardate che cielo. Bellissimo. Beh, siamo in cima. Moments later. Siamo arrivati in cima al Passo Genna Filana, che si trova sulla SS125 tra boh. Dorgali e Bounei. Ah. Eri andata bene, ti sei persa sul finale. Okay. Comunque, tra la strada che è uno spettacolo e il paesaggio che è uno spettacolo, veramente è una figata. Adesso vi faccio vedere un po' giù dalla montagna. Vado a far vedere giù dalla montagna. Praticamente qua inizia un canyon che si chiama Gorropu. Eccolo lì, il cartello, Canyon Gorropu. E noi arrivavamo da là sotto. Cioè, tipo da là sotto. Il sole sta tramontando. E anche oggi torniamo a casa presto domani. Torniamo in moto. Luna Colombo, dove siamo? Siamo in cima al passo Genna Silana. Genna Silana. Ma mica andato che si dice Genna. Capito, ma è scritto Genna Silana. Ah, Genna Silana, va bene. Comunque diteci come si dice. È come pedra lunga o perda lunga. Non so, è scritto in un modo ma lo dico in un altro. Non si capisce mai niente. Comunque, strada 125, com'è? Allora, fatta in moto è un'altra cosa, però dai, anche Y. Y Racing. È dato delle soddisfazioni. Quindi in discesa guidi tu? Ah, va bene, ok. Siete figli? Sì, dai.